sono venuto soltanto per la sbloccata, ma anche da queste finestre sembrano, queste finestre nascoste. Ce n'è una che non mi viene di nuovo. E si racconta la leggenda vuole che nel giorno del solstizio la luce filtrasse e andasse a illuminare direttamente la statua che si trova su quel piedistallo. Ora, al di là di questo però, non so se ci avete fatto caso, ma io finora non ho fatto accenno alla funzionalità né della paleottagona, ma neanche di questo padiglione. Perché effettivamente io sono che sì. Qui, in questo grande padiglione, non sono state ritrovate né resti di cucine, né di latrine, nessun tipo di riscaldamento, neanche un ambiente piccolo che faccia pensare alla possibilità di un edicolo arrivando da letto. Nulla di tutto questo. Quindi, che cosa hanno pensato gli studiosi? Sostanzialmente, questo non era un ambiente pensato per viverci, ma per evidentemente restarci qualche ora durante la giornata. Come abbiamo detto all'inizio, effettivamente sul palatino si trovavano gli ambienti privati dell'imperatore, dove viveva l'imperatore,